fratelli bianconeri e sorelle bianconere, prosegue il viaggio in Cappadocia. Cappadocia, mi raccomando, e non c'ha, c'ha italiano, chia è più turco e rende l'idea. E quindi siamo posizionati nella valle dell'immaginazione. Voi immaginate, potete vedere, che ne so, quella roccia è una testa di un cammello, quell'altra le somiglianze di una donna, quella più lontano con gli occhi e la faccia un po' da demone potrebbe essere un birraiolo messicano, insomma qualsiasi cosa, qui ti puoi immaginare qualsiasi cosa. E voi dite la valle della realtà? No, è la valle della realtà, perché succede così anche nel nostro paese. Allora iscrivetevi al canale, like al video, commenti e campanella per essere raggiunti e raggiunte. Ovunque voi siate. Tra l'altro bisogna fare un po' di strato a cipolla quando ci si veste, attenzione, per chi dovesse venire qua, perché è caldo, freddo, freddo, caldo. Io partirei dalle parole di Niccolò Fagioli, no? Perché oggi è il giorno dei suoi 7 mesi, più 5 per andare nelle scuole a spiegare un po' quello che non si deve fare, quindi non scommettere, ma è il giorno anche dei giornali. Quindi 7 mesi più 5. In prima pagina per Fagiolino, che non scommetteva sulla Juve, nello stesso giorno appare Tonali che pare scommetteva sul Milan, cose leggermente diverse, ma vedremo poi come vengono paragonate. Ma partirei dalle parole proprio di Fagioli, che dice: pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti i tifosi del mondo del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto. E invece sono obbligato, dice Fagioli, a partire con lo schifo che scrivono su di me i giornali, persone solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità, solo per conquistare qualche visualizzazione in più. Uno schifo, presto parlerò, dice Fagioli. E questo capita a Fagiolo, proprio nella sera in cui l'Italia perde, forse anche gli europei, con la sconfitta inglese, e mamma di tutti noi Rai dà spazio ancora una volta a uno di questi, il birraiolo messicano, che dice cose su Fagioli e gli altri giocatori tipo: ho tutte le prove in una chiavetta, con nomi, dati e audio. Fagioli, il caso più drammatico di questa storia, scommetteva già alle medie, c'aveva 11 anni, 10 anni con Tonali, cosa faceva? Me lo vedo già Fagioli, no? Che va con la paghetta, con la mancetta, da qualche sito illegale per scommettere sul calcio. Ma stiamo pazziando, come direbbe qualcun altro. E poi, ma anche se fosse, come tutti noi giocavamo a figurino, scommettavamo tra di noi su qualsiasi cosa, anche a tirare i sassi più lontano, ma se lui a 11 anni scommetteva, cioè voglio dire, ma sarà un problema suo. Non è che mi devi disintegrare l'immagine di un povero ragazzo, in questo caso, perché ha 11 anni. Tonali e Fagioli andavano a scommettere a 10-11 anni quando stavano alle medie. Cioè, questo è come ci siamo ridotti a raccontare questa vicenda. Qua in Turchia, se racconti, e io l'ho fatto, ai locali, ti dicono due cose. La prima: ma state facendo tutto sto casino perché due giocatori hanno fatto due scommesse? Perché a loro non sarebbe importato minimamente. Tanto per dire, fratelli turchi con cui dobbiamo costruire gli europei, sempre ammesso che ci andiamo, naturalmente. E la seconda è: ma scusa un attimo, ma se lui non ha scommesso sulla sua squadra, ha scommesso sul calcio, si prende non solo la reprimenda, ma la squalifica, così come è, da commissione disciplinare, stop, punto, finito. Voi invece, io ve lo dico, vissero dall'estero, scommessopoli, tutti scommettevano sulle partite, campionato falsato, barato, truccato, arbitri, dirigenti, tutti in galera. Cioè, qui all'estero arriva questa roba qua, all'estero, dove il Porto, a noi a Farsopoli ha mandato qualcuno in Serie B, il Porto, con lo scandalo dei fischietti d'oro, partite taroccate, non l'ha mica mandato in B all'estero, perché qualsiasi estero protegge il suo sistema calcio, noi invece facciamo un po' di tutto per distruggerlo, basta vedere anche le dichiarazioni di Gravina da una parte e Aboli dall'altra. Chiuso capitolo, Fagioli ha collaborato e prenderà i suoi 7 mesi, quindi tra poco non abbiamo più centrocampo, perché manca Fagioli, manca Pogba, siamo rimasti in 3-4, speriamo che non si infortuni nessuno, se no è la fine. In vista di Milan-Juve, perché mancano pochi giorni, 4 giorni, 3 giorni, ci siamo, sta per arrivare Milan-Juve. Ed ecco la differenza del racconto, tanto per cambiare. Fagioli in prima pagina, la storia di Fagioli e i genitori e cosa hanno detto gli agenti e come l'ha seguito la Juve, quello che deve fare per riprendersi non solo dal punto di vista calcistico ma umano e psicologico, 7 mesi più 5, e in parallelo, attenzione, Fagioli che
non ha scommesso sulla Juve, non si sapeva neanche avesse scommesso all'inizio che cosa, quando e come, perché erano solo supposizioni, ma già gli davano, vi ricorderete, sui giornali 3 anni, minimo, perché poi se avesse scommesso su, ovviamente sulla Juve, perché diceva, 3 anni gli davano. Oggi compare per la primissima volta Tonali, un po' affiancato anche al Milan, se ne sono accorti che quando scommetteva giocava sul Milan, la deposizione di terrore di Tonali, quello che avrebbe detto Tonali, insomma viene fuori un titolo che cita più o meno così, Tonali scommetteva sul Milan. Da verificare ovviamente, ma Tonali scommetteva sul Milan è la cosa più grave che possa esistere, tu che scommetti sulla squadra dove giochi. Ebbene, Tonali rischia 3 anni? Più di 3 anni? Secondo i raccontatori dell'immaginazione, uno che scommetteva sulla sua squadra, siccome non è Juve, rischia 1 anno. Cioè, è meraviglioso. Fagioli rischia 3, a prescindere se scommette sul calcio, Tonali scommetteva sul Milan, rischia 1 anno. Questa è la rappresentazione di questa storia, vista da noi e vista nella valle dell'immaginazione. Voi, cercate di immaginare il meno possibile, cercate di immaginare soltanto una cosa. Arriviamo a Mina Juve domenica sera, mancano pochi giorni, manca ancora la designazione dell'arbitro, ma soprattutto manca la presentazione ufficiale di questa partita nel racconto mediatico che ha da venire. Quindi stay tuned, come direbbero gli inglesi, statevi a corte, come direbbero i campioni d'Italia momentanei, perché quest'anno il trono lo perdono, state attenti e seguite il canale come diciamo noi. Commenti, campanella per essere raggiunti dal nuovo contenuto e soprattutto buona informazione. Ultime del campo. Vlahovic, la schiena va bene, va meglio. Facciamo scongiuri, evitiamo... Ah, guarda, che cosa devo prendere? Devo prendere al negozio quella cosa che hanno qua in Turchia contro il malocchio. Quell'occhio contro il malocchio. Occhio contro il malocchio, perché qua ne sta arrivando parecchio. Quindi, Vlahovic meglio. Chiesa ancora non si sa, sta preoccupando un po' Allegri e tutto l'entourage, perché ancora non si riesce a capire se sarà a disposizione per il big match che potrebbe valere qualcosa di importante a San Siro contro il Milan. Domenica sera si parla molto già di mercato, e allora ecco che, nonostante il mancato budget a disposizione, nonostante l'ennesima dichiarazione di Giuntoli che parla di occasioni, se ci saranno, ma si vedrà, nonostante tutto questo, occhio a Samardžić dell'Udinese, perché è un centrocampista che da lì comunque vuole andare via, non ci sono discussioni, l'aveva già fatto in estate, salvo poi fare retromarcia. Ecco, se la Juventus facesse un piccolo sforzo con un piccolo budget, qualche decina di M da mettere sulle casse dell'Udinese per mettere il ragazzo in macchina e portarlo direttamente alla Continassa, avremmo risolto la stragrande maggioranza dei nostri problemi, perché Samardžić è un enorme centrocampista, è quello che ti può fare la differenza. Noi cerchiamo di farla sempre per come ci è concesso, oggi la valle dell'immaginazione. Ragazzi, state attenti perché potrebbe scapparci un video in mongolfiera, La vita vista dall'alto prima o poi, attenzione.